Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Bene, proseguiamo con l'argomento digitale terrestre e quindi vediamo come fare la ricerca dei canali. Per quanto riguarda l'amplificazione del segnale, tratterò l'argomento in un altro video. Questo per evitare di rendere la vostra esperienza di visione un po' noiosa. Iniziamo con la ricerca dei canali. Come prima cosa dobbiamo accedere al menu Impostazioni del nostro televisore. Ogni televisore è dotato di un proprio tipo di menu, quindi in questo video vedremo un po' di esempi che soddisfano tutte o quasi tutte le casistiche riguardo i vari modelli di TV. Concettualmente la prima operazione da fare è aprire il menu del televisore premendo il relativo pulsante del telecomando. Questo in genere si chiama menu oppure settings. Premuto tale pulsante, dobbiamo poi accedere alla funzione di sintonizzazione dei canali, navigando con i tasti freccia del telecomando sulle varie opzioni del menu. Entrati nel menu sintonizzazione, potremo poi fare la ricerca dei canali sia in maniera automatica sia in modo manuale. Adesso passiamo alla pratica e vediamo un po' di esempi. Bene, primo esempio, in questo televisore abbiamo aperto il menu e abbiamo selezionato l'opzione Config per poter poi accedere alle opzioni di sintonizzazione dei canali. Premendo il tasto OK del telecomando, infatti, apparirà una finestra dove potremo scegliere se fare la sintonizzazione automatica dei canali oppure quella manuale. Vediamo cosa succede per quanto riguarda queste due scelte. Innanzitutto, quasi sicuramente, scegliendo una delle due opzioni, ci verrà richiesto di inserire un PIN per fare la ricerca. Questo di solito corrisponde ad una sequenza di 4 cifre, che in genere sono 0000 oppure 1234. Successivamente possiamo procedere a fare la nostra ricerca. Nel caso di ricerca automatica, il sistema ci chiederà di selezionare la sorgente dalla quale proviene il segnale del digitale terrestre, che può essere la nostra antenna oppure un cavo, nel caso di TV via cavo, quindi senza antenna. Siccome noi abbiamo l'antenna, manteniamo tale scelta. Fatto ciò, il sistema ci avviserà di controllare che i collegamenti siano a posto e ci farà anche presente che la lista canali che avevamo prima verrà aggiornata con i canali che si possono ricevere dalla nostra antenna in base alla direzione su cui essa è orientata. Sicuri di queste cose, possiamo avviare la ricerca dando OK sull'opzione Avvio. Passiamo alla ricerca manuale. Dopo aver inserito l'eventuale PIN visto prima, verrà visualizzata una finestra che ci permette di scegliere da noi la frequenza da scansionare. La maggior parte delle frequenze sono già memorizzate nella memoria del decoder e possiamo sceglierle incrementando o decrementando con i tasti freccia del telecomando un numero a cui corrisponde una determinata frequenza su cui vogliamo fare la ricerca. Possiamo anche memorizzare una nuova frequenza per la ricerca, spostandoci sul relativo riquadro ed inserendone una nuova, incrementando in questo caso la cifra corrispondente alla frequenza, tramite i tasti freccia del telecomando. Scelti i nostri parametri, poi, prima di iniziare la ricerca, dobbiamo assicurarci che il segnale sia presente e sia di qualità. Questo si fa osservando le percentuali dei due indicatori di segnale che si trovano in genere in basso. Maggiori saranno queste percentuali, meglio sarà. Fatto ciò, possiamo poi avviare la ricerca spostandoci con le frecce del telecomando sul tasto Aggiorna e dando infine OK. Bene, concludiamo e sintetizziamo meglio la procedura, osservando velocemente altre due casistiche che realizzano il discorso che abbiamo fatto. In quest'altro esempio, dopo aver premuto il tasto del telecomando per aprire le impostazioni, il menu di sintonizzazione si apre poi dando OK su TV digitale. Scegliendo poi la voce installazione, si aprirà un altro menu da dove sceglieremo se fare la ricerca automatica o manuale.
Questi due tipi di ricerche si eseguono tenendo conto delle stesse considerazioni viste prima. Ancora un altro esempio. Qui bisogna andare al menu Impostazione, poi bisogna scegliere menu Sintonia DVB-T, che sta per Digitale Terrestre, e poi come prima appariranno le scelte per quanto riguarda la sintonizzazione automatica e manuale. Anche qui si procede con i concetti visti precedentemente, ossia la ricerca automatica troverà la nuova lista canali aggiornandola, mentre la ricerca manuale ci permetterà di inserire da noi la frequenza e di vedere se la potenza del segnale e la sua qualità vanno bene, in modo da poter effettuare la ricerca nel miglior modo possibile. Ok, per oggi è tutto, baciamo le mani. Ok, per oggi è tutto, grazie della visione, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, oppure mettete un mi piace, oppure lasciate un commento, oppure condividete. Detto questo, ci becchiamo al prossimo video. Ciao ciao!